Amici di Endu, dopo 14 anni ritorno sulle strade del Giro d'Italia per la tappa Canazei Sega di Ala. Mi trovo qui ad Ala, 15 km a sud di Rovereto, magnifico contesto della Val Garina, una favola tra castelli e vigneti. Oggi andremo a percorrere queste ultime due salite, la salita di San Valentino e la salita di Sega di Ala. E per farlo andremo a farci accompagnare con due campioni, sono emozionato, Moreno Moser e Francesco Moser. Una tappa questa che parte dalla Val di Fassa, poi Val di Fiemme, Valle di Cembra, Altopiano di Pinè per andare fino a Trento, poi Destra d'Adige e andiamo a fare queste ultime due salite. Non vedo l'ora di partire, obiettivo vincere, divertirci. Volkswagen. Guarda chi c'è, Moreno, buongiorno! Quale onore! Buongiorno Angelo! Come stai? Benissimo, tutto benissimo, bene? Grazie. Allora Moreno, tu sei vincitore del World Tour, classifica finale, Giro della Polonia, vincitore giovanissimo della Aiguella, poi ti sei ripetuto più avanti e soprattutto l'ultimo ed unico italiano ad aver vinto le Strade Bianche. Dove ci troviamo qui? È meraviglioso! Qui siamo nel Palazzo Taddei, uno dei più antichi di Ala e da dove è nata un po' la ricchezza di Ala, perché da qui hanno iniziato a produrre il velluto. E qui verrà allestita una mostra sugli scatti epici del ciclismo allestita da Remo Mosna. Qual è stato il tuo scatto più epico? Il mio scatto più epico sicuramente è quello in Piazza del Campo a braccia alzate, quello veramente ogni volta che lo vedo su Instagram, su Facebook, è veramente sempre un'emozione. Sei un atleta di classe cristallina, io sono sicuro che sei ancora capace di questo scatto. Me lo fai vedere, andiamo a provare il finale di oggi? Andiamo a provarlo. Andiamo. Angelo, non sono iniziata la salita e già ti sei staccato? Controvento, il vento contro ti ha. Deformazione professionale del gruppetto. Pure qui venivamo dal tuo terreno, pianura. Ma è una pianura, sai, come quella che arriva prima delle grandi sfide, no? Hai quella sensazione in bocca così tra il sacro e il profano. Cosa mi aspetterà? Attacco o subisco? Sempre meglio attaccare. Difatti mi viene come l'abitudine, un déjà vu, l'ho già fatta sta salita a gruppetto! Non c'è nessuno! Saccaggi, c'è nessuno che ci ascolta. Che tappa, partenza da Canazei, Val di Fassa, Val di Fiemme, poi giù ancora, Val di Cembra, andando un po' a fare da apripista a quelle che saranno le Olimpiadi, con delle località simbolo come Predazzo per il salto e la combinata nordica, poi abbiamo Tesero per lo sci da fondo e anche Pinè, Baselga di Pinè
Quasi in casa. In casa. In casa, proprio lì sono le tue zone, c'è la Moserite lì. Esatto, c'è questa malattia che ormai dicembre. Si è diffusa per il ciclismo. Una domanda, c'è qualcuno che non si chiama Moser in quella zona lì? Dicevamo, questa tappa è insidiosa perché poi si va giù, poi anche Tesero, Pinè, Patrick di Pinè, dove ci sarà il pattinaggio velocità alle Olimpiadi, velocità che mi sa che oggi non riesco a fare tanto, ti prego abbi pietà di me, però tappa insidiosa. Si arriva poi fino a Trento e ci gira qui da Avio per il passo San Valentino. 14 km, più di 1100 metri di dislivello, pendenza 7-8%, quella pendenza non si può dire la parola, però la lasciamo intuire. Moreno, parlami un po' di questa salita. Ma beh, intanto la tappa secondo me è veramente una di quelle tappe letali. Nel senso che tanto viene dopo il giorno di riposo, e si sa che dopo il giorno di riposo c'è sempre qualcuno che salta per aria, o perché non ha pedalato abbastanza il giorno prima, o perché sono tante dinamiche, insomma, che tu sai bene si creano durante il giorno di riposo, che sembrano strane per alcuni, no? Perché verrebbe da pensare che dopo il giorno di riposo sono tutti riposati, invece esatto, è sempre la giornata più difficile. Partenza in discesa, quindi gambe gonfie che non riesci a sgonfiare, c'è solo quel piccolo dentino che va da Sauveur fino all'altopiano di Pinè, per poi venire ancora in pianura, appunto con il vento contro, ad affrontare questa salita praticamente da freschi, no? Perché si arriva da una tappa che prima è stata tendenzialmente facile e secondo me potrà fare dei disastri. Qua è una salita che non fa sconti, eh? Al di là che i ragazzi non avranno tempo di guardare il paesaggio, noi ce lo gustiamo, incontaminato, natura, vegetazione, un sacco di specie animali, cose che in corsa non hai tempo di vedere. Mai viste queste cose. Però già qui, se non prendi il ritmo giusto dalla partenza, potrebbe questa tappa tramutarsi in un calvario. Ho il 36-23 in questo momento perché voglio tenermi almeno il 25 per il tratto più duro e se lo uso adesso me lo brucio subito. Angelo, non buttarla, eh? Qui siamo in un posto da tutelare. Secondo me il ciclismo sta facendo tanto per lanciare un'immagine di se stesso pulita. Assolutamente, siamo a casa tua, sai, a me piace qui nel Monte Baldo, è una sorta di parco, riserva naturale, raccoglie 5 comuni del Trentino, è incredibile come ci sia una biodiversità, bandiera verde di Lega Ambiente dal 2013 e si possono praticare anche molti sport, quali sono i più belli? Ma beh, sicuramente è perfetto per allenarsi in bici sia da corsa che mountain bike. Ed anche per i sentieri di trekking. Anche le famiglie in base al livello, Nordic Walking, in cima si può anche mangiare. Noi stiamo aspettando quello. Mangi tu perché io sono già a posto, eh. Comunque è importante questo discorso proprio di preservare l'ambiente e noi abbiamo l'obbligo di tutelare le gambe. Qui, nonostante sembri una salita abbordabile, io rimango dell'avviso che già da qui vedremo qualche bel cedimento strutturale. Siamo sopra il 9% e il 25% lo sto usando tutto. Che salita, altro che aperitivo per quello che succederà dopo. Moreno, sì, questa è una salita vera. Vediamo se conosci qualche termine dell'old school.
Passo Humbert, cosa ti dice? Passo Humbert è quel passo, non si può dire, ancora una volta, che non è né troppo forte né troppo lento e ti tiene lì tutta la salita. 1314 metri, lago di Garda da una parte, a picco Val d'Adige dall'altra. Andiamo giù in discesa. Che discesa sarà? Ma è una discesa veloce nel primo tratto per poi diventare molto molto tecnica. È una discesa Nibali, dicevano prima. Quindi sicuramente non favorirà i rientri. E visto che hai parlato di Nibali, crocevia di campioni, apoteosi della classe ciclistica, perché qui ha vinto Nibali, Basso, questa salita ha fatto da rampa di lancio per le vittorie di Zardini, di Cadel Evans, poi e anche di Richie Porte, per cui già si sente il profumo di Giro d'Italia qui in Trentino e già si sente che questo sarà un altro luogo di battaglia memorabile. Assolutamente, tra l'altro una tappa tutta trentina non poteva non essere una tappa decisiva, insomma. Chi tira in discesa, io o te? Stare avanti tu. Ok, per l'età o per il peso? Per le doti tecniche. Entrambi. Andiamo! Moreno, ma mai tirato i freni prima che ci siamo fermati? No, è che abbiamo le bici da sprinter. Perché non stai ancora schiumando te? Abbiamo le bici da pianura. Stiamo salendo, con l'onore delle armi, perché il nostro passato ci accompagna, viviamo il presente, ed è un presente duro, molto duro. I corridori qua avranno in faccia, pam, una botta al 20% da struzzinà, 17ª tappa. Hanno fatto la salita di prima, Passo Humbert, nella vallata cambia il vento, per cui neanche la soddisfazione del vento a favore, e qua. Infatti cercherai di non trovarmi da solo nella valle. Esatto, è fondamentale perché tanti si concentrano sulla salita tralasciando la valle, ma qua veramente si tirano le somme del Giro d'Italia. Sì, diventa sì. Decisiva. È incredibile, queste sono le classiche salite dello simorico godimento dello spettatore, che è inversamente proporzionale al mal di gambe del corridore. Pendenza media 10%, ci si eleva per 1100 metri e comunque dai, dopo la prima porta in faccia qui spiana già un po', dai, già mi sento meglio adesso e ti dà dell'illusione che si può andare fino in cima altri 5-6 km. Certo che sembra di entrare in senso ciclistico alle porte dell'inferno. Continuiamo con questo piacere. Che panorama, Moreno. Dove ci troviamo? Pazzesco, eh. Beh, intanto quella che stai piacevolmente affrontando. Piacevolmente lo dici tu. Devi sapere che è una delle 23 grandi salite del Trentino, quindi se stai facendo fatica sei perdonato, diciamo. E quella che abbiamo qui davanti è la Valle dell'Adige, in fondo puoi vedere Rovereto, Città della Pace, dalla quale tra l'altro partirà la 18ª tappa, cioè la tappa successiva. Ho visto che ci sono tutti dei cartelloni, una cartellonistica ben segnata, pendenza, chilometraggio, molto utile per gli amatori che vengono qui. Sì, sì, esatto, la cartellonistica è quella che accomuna tutte le 23 grandi salite del Trentino. E in questo caso è molto bello che ci abbiano segnalato che mancano ancora 8 km alla cima, per cui è meglio che ci muoviamo. Esatto, è meglio che ci muoviamo. Andiamo. Tu vieni a piedi? Ci stiamo addentrando adesso in questa meraviglia dei Monti Lessini, sponda trentina. A livello amatoriale, come potete vedere, io sto salendo con un 36
25, 77 pedalate al minuto. Credevo ai chili, credevo ai chili. Magari i chili, danzerei sui pedali a 77, una volta. km e mezzo alla cima, bella tosta fino a qui, bella tosta, sporta, muro iniziale, poi prendi il ritmo, poi ancora dura, qui prendi un po' di fiato. Qui sicuramente si riprende fiato, nei tratti così in realtà chi ha le gambe per buttare giù qualche dente, accelerare in realtà può fare ancora più differenza, no? Qui viene fuori l'atleta che ha grandissima capacità lattacida, quella di cambiare ritmo. Intanto è durata poco, anche perché dura poco, questa emozione è subito. Belli piantati, ancora dura, ai che male, e che divertimento da casa. Era il Giro del Trentino 2013 ed è proprio qui che è scattato Nibali, mamma mia! Qua fa male, Qui ci vuole gamba per attaccare, Ovviamente il sogno di tutti gli italiani sarebbe di vederlo anche quest'anno attaccare proprio qui. Il colpo del fuoriclasse ci sarà sempre. Se non sarà per la classifica, riposerà e punterà a questa tappa che conosce molto bene, per cui l'Italia ne ha ben donde, può comunque sognare qui in Trentino. Ecco Moreno, questo qua è il classico tratto in cui quando al giro mi guardavano dicevano ma guarda quello che ride, in realtà è una smorfia di dolore, una smorfia tipo Joker e non riesco neanche più a fare un'espressione diversa, perché qui è dura veramente. Io ho solo 36-25 in questo momento, difatti sto stantuffando in maniera indecente, mentre tu stai danzando sui pedali e ce ne hai per staccarmi. Dove siamo qua Moreno? Qui siamo entrati nel faggeto, dove tra l'altro c'è un faggio secolare, questo è uno dei più antichi d'Europa, e tra l'altro questa zona è popolata da numerosissime specie animali, tra cui il gufo reale, il lupo, l'aquila, marmotte, cose che sicuramente noteranno i professionisti salendo, no? E non sono visioni, perché io ho già la scimmia, ma qua la scimmia non c'è in Lessinia, no? Solo quella, lupi. Quella mi sembra di aver letto di no. Pausa! Abbiamo smesso da tanto, ma certe abitudini non cambiano mai. Io oggi ti ringrazio per avermi accompagnato. Sei sicuro? Ma sai che hai fatto un errore. Quale? Di non staccarmi prima. Perché adesso Spiana è l'ultimo che arriva, paga da bere! Bella dura, Moreno? Tu che sei local, l'avevi mai fatta? No, non l'ho mai fatta. Di solito non cercavo questo tipo di salite in allenamento. Cercavo salite un po' più pedalabili. Fa un po' frescolino, siamo a più di 1200 metri. Tappa selettiva che lascerà il segno. E quindi, amici anche amatori che state guardando, portatevi via un bel 34-31, 34-28. Se non siete allenati, se avete la gamba di Nibali, se trovate ancora in giro qualche 39 e siete abbastanza coraggiosi, vi sfido a fare questa salita col 39. Ci vediamo qua. Mamma mia, arrivati! Bello, bello, bello. Dura. Moreno, che energia avete qui in Trentino? Quante cose fate, non vi fermate mai? Sì, il Trentino quest'anno c'è stato veramente da fare. Ancora un sacco di eventi ci aspettano dopo il Tour of Alps e il Giro d'Italia, insomma, che vedremo a breve. Ci aspettano gli Enduro World Series in Val di Fassa, i mondiali di mountain bike in Val di Sole, gli europei di ciclismo a Trento,
e l'Xterra, gli europei Xterra in Paganella, quindi ancora un sacco di appuntamenti. È un bel modo di riprendere l'attività, un bel messaggio, allora non ci resta che venire in Trentino per vedere tutti questi grandi appuntamenti. Allora, visto che avanzo una birra, perché prima la linea era 50 metri prima, l'arrivo è là sulla linea, al prossimo appuntamento in Trentino mi offri la birra che avanzo. Beh Angelo, visto che siamo in Trentino, non ti offro una birra, ma ti offro un ottimo Trento Doc, fra pochissimo. Meglio ancora, se proprio insisti mi sacrifico allora. E le sorprese non finiscono, perché ci troviamo nel tempio del ciclismo italiano con Francesco, il corridore italiano più vincente di sempre. Francesco, sono emozionato perché ti vedevo da bambino, sei un idolo di mio papà, sei il mio idolo, sei l'idolo di tutti gli italiani. Grazie di averci ospitato qui. Ci spieghi un po' la tappa qui che faremo in Trentino con il Giro d'Italia. Beh, la tappa ha un finale interessante certamente, la partenza no, perché si viene giù in discesa da Canastei, insomma è abbastanza facile, ma poi quando si arriverà giù a Avio comincia la salita di San Valentino, poi si torna giù in Val d'Adige e si fa questa salita del Mont della Sega, che è già stata fatta col Giro del Trentino, che c'era stato anche un fatto un po' strano quando Wiggins era che ha buttato via la bicicletta e che è partita, l'ha buttata via perché si era rotto il cambio. C'è ancora il segno sul muro. È andata e si è appoggiata al muro e non è neanche caduta. Era stata una cosa, me la ricordo sempre. E succedono tante volte queste cose. Mi ricordo a una tappa del Giro. Anche erano, Moreno l'ha fatto qualche erano volta, in tre in volata, eravamo giù al sud in uno strappo e c'era uno che, quando è scattato, gli si è spaccata la catena, ha preso, lanciato la bici giù nel campo. Eravamo al Giro proprio, dal terminino, mi è scoppiata una gomma davanti perché avevano tirato i sassi nella strada le macchine. È proprio scoppiata e ero già inclinato perché era un curvone grande che si faceva ai 60 all'ora. E ho fatto un volo che non mi fermavo, sono rimasto senza maglia. E poi via. Sì. E dopo sono ripartito e dopo quell'anno lì ho vinto la tappa Salso Maggiore. Eravamo 13-14 corridori e dovevi essere sempre lì, sulla breccia. E noi cominciavamo con la Iguelia, quando non si faceva da sei giorni, e si finiva col Giro di Lombardia, il Trofeo Baracchi. Pista, salita, volata, cronometro. Facevamo anche più di 100 giornate di gara in un anno. Bene. Ascolta, tu e Gibo Simone siete gli unici corridori trentini che hanno vinto il Giro d'Italia. C'è un qualcosa nell'essere trentini che secondo te vi accomuna e vi fa essere ciclisti così forti, resistenti, capaci di vincere queste grandi gare? Stare in montagna e vivere, soprattutto noi che veniamo dalle vecchie generazioni, che abbiamo lavorato lavori duri prima di cominciare a correre. Io a 18 anni avevo già lavorato molto e lavori manuali e faticosi, portavamo i sacchi del cemento, del concime, erano da 50 kg, non da 25 come adesso, li portavamo magari due invece che uno. Stai in ottica Giro, stai seguendo qualcosa, vedi bene qualcuno? Pronostici bisogna fare quando sono partiti i corridori, prima perché prima settimana. Tutti promettono che vanno, poi uno si fa male, l'altro non parte, l'altro non si sa, perciò adesso sabato, quando parte la cronometro, sappiamo chi c'è al via, allora si può cominciare a parlare di pronostici. La città di Trento ospiterà i campionati europei, ci parli un po' Francesco del percorso e chi secondo te potrebbero essere i corridori italiani che potranno mettersi in luce, o perlomeno le caratteristiche che ci vorranno. Ma è un percorso che non è durissimo, però qui insomma trovare pianure sole è difficile. Si farà prima un giro grande andando giù per il lago di Garda, poi si fa tutta la Val dei Laghi, si va su da Sopramonte fino a Candriai, poi si scende giù a Trento e comincia il circuito, che la salita è abbastanza impegnativa, ma non è una salita di quelle che sono abituati in genere nei circuiti, no? Possono arrivare anche un gruppetto in volata, un percorso che, per dire, Trentin, che è già stato campione europeo, potrebbe anche fare il risultato. Ascolta, siamo in Trentino, siamo stati ammaliati dalla bellezza di questa regione, dal punto di vista anche cicloamatoriale, che percorsi tu consiglieresti? Quali ti piacciono di più se devi fare
diciamo, uno spot a fin di bene per il Trentino. Ma noi abbiamo tutte le ciclabili, vado in bici, vado sulla ciclabile, faccio il giro della Val di Cembra, Ponte dell'Amicizia, sono 50 km e basta. Niente bici elettrica come Moreno. No, ce l'ho io la bici elettrica, ce l'ho, vado sempre con quella. Bravo. E perché io potete dico fare che, una sfida allora. Che siamo dei matti che vanno in bici su far salite, che va fino a 80 anni, non credo che valga la pena, no? Perché ogni cosa va fatta a suo tempo. Un'ultima cosa ti voglio chiedere, sempre dal tuo libro, dalla tua biografia, dici spesso ho vinto, qualche volta ho perso, ma mai ho partecipato. Questa definizione. In genere io le corse andavo per fare il risultato, o vincere, o piazzarmi, o essere protagonista, insomma, delle corse. Dopo ci sono state gare dove magari non avevi la condizione, cercavi di stare a ruota, di arrivare in fondo, ma sono state poche. Visto Angelo che come promesso alla fine il bicchiere non te l'ho offerto io, te l'ho offerto e che onore. Francesco. Onorato, questo vale tantissimo, grazie. Francesco Moreno, grazie mille perché veramente anche come sempre quando parli arricchisci, grazie di averci arricchito anche oggi. Ci vediamo sempre sulla tappa del Giro d'Italia. Beh, al Giro e qui alla tappa che è una delle tappe più interessanti nel finale del Giro, insomma. Grazie. Se vi è piaciuto questo video, mettete like al canale, attivate la campanella e soprattutto condividete. Ci vediamo sempre qui, dalle prossime puntate, solo su Endu Channel. Ciao!